Ragazzi, adesso siamo qua con Francesco 459 e stavamo progettando un piccolo impianto per poter produrre il coal, comunque il carburante che ci serve, che abbiamo notato che comunque ne consumiamo parecchio con questo sistema. Qua ho creato un mini sistemino per cui, vabbè, in questo caso ci ho messo dentro un po' di carcicola, prima c'era il coal, per cui rifornisce sia la fornace che il generator. E automaticamente, però abbiamo notato che ne tira giù veramente a valanghe, cioè tipo finisce subito. Quindi un attimo che devo svuotarmi uno spazio nell'inventario 1 1 1 1 1 1 ok. Adesso mi svuoto tipo, bam, bam, bam. Ok, allora stavo dicendo comunque e quindi volevo creare questo piccolo sistema per averne molto infinito. Il sistema è quello semplicissimo delle fornaci, il più classico. Sì, ok, un attimo, arrivo. Ok, sono dietro di te. Ah, giusto, lui ha trovato delle pecore e una mucca, che adesso ucciderò prontamente, no? Ha creato anche delle shear, così abbiamo potuto rifare il letto. E sono qua, che bella, noi rompo le balle. Sì, intanto ne sta raccogliendo. Ci si riano per varie cose, tra cui la cacca lì che si è appena generata e altre cose che dopo per cui ci serviranno. Intanto questo qua è il nostro bottino del nostro fottutissimo scavatore che mi fotte picconi a valanghe, perché tipo è già il terzo piccone che mi ruba. Ho le cuffie scariche, quindi se tra poco non mi sentirete più per un attimo sarà per quel motivo, anzi guarda, provvedo subito. E intanto, comunque, sto spiegando, utilizzeremo il sistema delle fornaci per cui generi carcicoal, si dice carcicoal, dimmi. E lui non può parlare perché ha i suoi motivi. E in pratica generi il carcicoal, però mi sente, generi il carcicoal dal log, dal legno non lavorato, che dopo provvederemo a produrre all'infinito. Ma intanto, comunque, abbiamo veramente molto facilmente. E così possiamo riuscire ad ottenerne. Sì, esatto. Anche quella, c'è anche la love generator. Devi colorarli di rosa, però. E comunque, a parte le cavolate, no, questo qua non va bene perché serviranno gli altri. Adesso qua faremo una cosa, mandiamo da dietro. Adesso stavo pensando se farlo, Francesco, rispondimi anche tu, se farlo con i log direttamente anche come combustibile o usare gli stick come combustibile. Grazie, scheletro. No, gli stick sono meglio. Se vuoi fare una cosa fatta bene, usa gli stick. Sono più convenienti, se ci pensi. Da due planks ottieni quattro stick che fanno mezzo l'uno. Ma è uguale, in effetti. No, c'è. Ma avevo fatto i calcoli. Ah, no, era l'altro pack, è vero, perché dava una cosa in più. No, niente, ok. Allora sì, non ho l'inventario pieno, sai. Quindi è tipo un po' inutile questa cosa che mi stai facendo di darmi. Ok. Quindi direi di fare una cosa. Pianto questo qua. Metto qua la cesta. Qua mettici le plank. Togliamo sto coso qua. Ok. Solo le plank lì, eh. Mi raccomando. Ok. Adesso si iniziano a riempire. Dopodiché là le plank. E qui sopra invece lo metto. No, se no è un cesto unico. Devo per forza spaccarlo. Ok. E questo coso qua, spacchiamo sto tubo stupido, ok, e mettiamoci con transfer node, qua sopra vanno i log, perfetto. E adesso qua sotto dovremo piazzarci i vari transfer node, che adesso provvederò a farne altri, oltre a quelli che avevo già creato. Perfetto.
Tanto metacrafting dovremmo averlo già fatto teoricamente. Allora era così, poi c'era la redstone ai lati. Poi c'era la stone che dovrei aver fatto qualche parte. Qua 13 solo. Ah, ma non è vero, teoricamente dovrebbe essere comunque rimasto. Sì, vabbè, poi in cima le ceste qua e in cima i cavi. E altri 4, perfetto. Ah, ce l'ho, c'è qua. Senza rompere il pavimento. Ok, e poi una bellissima chest qua in mezzo. La chest l'ho dimenticata ovviamente. Nella crafting. Ok, le chest poi vanno, anzi no, no, che chest? Sì, qua bisogna stare anche molto attenti con la vein miner perché abbiamo settato la pala in modo che possa scavare la terra. Quindi tipo è un bordello se adesso io faccio il tasto rapido che nel mio caso la R sul terreno perché tipo fa uno scavo infinito per infinito. Perché abbiamo anche tolto le inibizioni della vein miner. Quindi tipo occhio. Sentito anche tu fra. Che è vero, non te l'avevo detto. E quindi tipo faremo un bordello e faremo crashare il server nel caso in cui succedesse. Quindi non provarci apposta. Fra. Ok. Adesso abbiamo finito di fare questo, ci servirebbero altri cavetti belli. Madonna ci ha provato. Eh sì, perché hai fatto la grass, non provarci sulla dirt. O viceversa, beh, comunque uno dei due fa un bordello, non provarci proprio, cioè, te lo assicuro, non voglio perdere sto mondo, mi piace, mi ci sto affezionando. Quindi ti banno istantaneamente, se solo ci provi. Cioè, se vuoi provarci tipo in volo. Ah, ok, per fortuna, allora l'ha disabilitato Marquis. Grande Marquis che prevede il futuro. E se hai altri log, mettili qua dentro. Così c'è anche tanto Charge Call. Che teoricamente si dovrebbe andare qua dentro ad accumulare. Vediamo. 41. Vediamo se aumenta. 42, 43. Perfetto. Funziona. Quindi questo qua è un sistema automatico di creazione del Charge Call. E qui di autosmistamento minimo, ovviamente. Quindi adesso direi che possiamo cuocere tutti i nostri materiali. Ammazza. Ok, allora svuotiamoci l'inventario qua. Ah, un po' di iron da cuocere. Ma qua dentro c'è coal. Via, via il coal. E anche da te, via. Usiamo tutto quanto il caciol. Carcoal. Ok, adesso facciamo una cosa. Dammi un transfer node. Tieni, ne ho due. Prenditi. Li spacchi con le mani, stai tranquillo, te li do. Ok. Cosa fai? Guarda che adesso ho pesantemente avviato l'impianto, quindi non far troppe. Sì, vabbè, sull'alimentazione va bene, ma il resto non toccarlo per favore. Perché tipo ho fatto partire l'impianto. Vediamo se va. Se funziona correttamente. Sì, perfetto. Vieni, dove? Perché. A che pro serve sta chest? Ah, giusto, nel caso. Beh, c'era già là l'accumulatore. È perché arriva qui. C'è qua comunque la cesta di accumulazione. È per quello che non l'avevo messa. Se vuoi lasciarla, tanto di transfer node ne abbiamo. Redstone anche. Chest pure. No, ma lascialo, lascialo. Non è un problema. Sì, magari facciamo.
Ma che ok, la cesta col cappello. Lo sai perché è uno spreco di materiali, il cappello qui. Perché si vanno a depositare qua dentro. E appunto. Si erano già traditi, ciarciuoli. Ok. E adesso andiamo a svuotare quello dei materiali. Mettiamo di smistarsi. Non so qual di questi non può essere polverizzato. Sì, adesso controllo. Allora, Smelting for pulverizer. Ok, quindi a Ferrous c'è. Oddio, no, sono un coglione. Lianorite, teoricamente dovrebbe esserci. Sì. Uranio. No, sì, c'è. Dallo Yellorium. L'uranio dallo Yellorium? Seriously? Cazzo. Ok. Ah, ma c'è due uranium. Eh no, questo qua non si polverizza. Ok. Il ferro sta detto di sì. E l'alluminio? Teoricamente no. E invece sì. Ok, soltanto questo tipo di uranio qua che non si può polverizzare. Sì, no, no, stavo parlando di te che l'uranium diventa yellorium. Ok, buonanotte, tra un bel po' avrò finito. E sto qua si è già ammazza, oh. Se ciuccia sta maledetta. Oh, stai calmo. È il carovate, è vero? Ah, a parte che non mi ricordo se queste qua funzionavano. Oh, sì, si possono usare come charger. Attiviamo le patate. Ok. Vorrei fare qualcosa di flux infused. Tipo qualcosa tipo un piccone. Pickaxe. Magari l'ho scritto sbagliato. Pickaxe. Tipo si scrive. Ah no, giusto, che bisogna prendere la Lidson. No, Leadstone. Eccolo qua. Che sono lead, copper, redstone e sulfur. Lead, copper, sul. Questo sulfur qua invece? Ah, polverizzando il coal. Che per il momento è l'unica cosa che possiamo fare per ottenere il sulfur. Sì, è l'unico modo. Il sulfur. For IC2. Ah, Railcraft. Solo così. IC2. Railcraft. IC2. Thermal. Ah, ma ci sono i sulfur. Dubito che li abbia trovati, esatto. Siamo troppo sfigati. Sì, ok. 15% di chance. Porca trota. Uff, c'è la minecam. Perché è l'unico modo per farlo sicuro. Perfetto. Allora, io direi che possiamo iniziare a farlo.